qui con un nuovo video in compagnia della mia carissima amica Vale, a cui mando un bacio. Seguitela, mi raccomando, metto il link del suo video e del suo canale qua sotto perché, come dico sempre, merita, ma davvero. E soprattutto poi per quanto riguarda questa categoria appunto di prodotti bio, aiuto che mi cadono tutti, li ho inseriti qui, adesso ve li mostro. Diciamo che dovreste conoscerli già tutti perché sono sempre più o meno gli stessi, alla fine se sono i miei preferiti non possono che essere questi. Allora, partiamo un po' da questo. Allora, ho terminato un tonico che è il mio grande amore, che è quello di Natura Equa, che proprio oggi esce con due novità. Che sono il latte detergente e l'acqua micellare, ma ne riparleremo. E allora, quale sostituisce un po' l'acqua alle due rose di Natura Equa? Questo di Melvita, che amo molto. È uno, non so quante volte l'ho già ricomprato. Questa è l'acqua floreale di rose, che è la rosa Damascena, la rosa di Damasco. Biocertificato, ve ne ho parlato già tante volte. Penso, perché insomma lo compro da svariati anni e mi piace proprio anche come vaporizza, una vaporizzazione molto leggera, molto perfetta, diciamo. E è un tonico eccezionale, ha un'azione idratante e io sostengo anche illuminante. Sono un po', no? Fissata con questo aspetto. Un altro tonico che sto, da quello che sento, terminando, devo dire che mi è piaciuto molto ed è questo di Natyr. Lo trovate da Tigotà. Adesso ho notato che i Tigotà sono un po' più forniti di questa linea, appunto Natyr, altro mercato, ed è un acqua tonico viso aloe vera per le pelli secche. Mi piace molto. In genere lo utilizzo, vi faccio vedere da vicino. In genere lo utilizzo alla sera post struccaggio, lo alterno a quello di Eterea, che è quello per quello tonico viso delicato. E anche questo comunque a volte lo utilizzo al mattino, dipende. Mi sta piacendo tanto e lo sto praticamente terminando. È un prodotto con inci ottimo. Ora stavo guardando perché Natyr non ha tutti i prodotti biocertificati, questo in particolar modo è vegan, a dire il vero. Quindi è un prodotto vegano e comunque insomma ottimo. Passiamo sempre a un altro, no? Sempre un altro, non proprio tonico, ma questa è una mist e la sto utilizzando tutti i giorni, me ne sono follemente innamorata. Questa è, sto parlando di un brand che trovate da Tigotà. Se non lo avete nel negozio fisico, lo sapete che potete ordinarlo online. Tra l'altro a prezzi davvero convenienti, quindi abbordabili. Allora, questo di Naubei, ho detto Naubei, scusate, sì, ho preso tutta la linea, tutta, tre prodotti della linea Detox. Comunque abitando in città, insomma, secondo me è. Sono prodotti secondo me efficaci, li sto provando ancora da poco, ma me ne sono innamorata. Allora, la mist è un trattamento, qui dice rinfrescante e rivitalizzante, c'è scritto qui, vedete che è certificato appunto EcoCert, è una linea naturale e organica, c'è proprio scritto Detox, ed è una mist energizzante per il viso. Con l'aloe vera, come vi ho già detto, ve l'ho detto anche nell'ultimo video che vi linko qui, e contiene mela, tè verde e mirtilli. Mi piace tanto, mi piace il pack, mi piace, tanto è un doppio tappo, quindi c'è questo che è un po' di bellezza, poi c'è il suo vero tappo e poi c'è il vaporizzatore che è ottimo. No, mi piace tanto questo brand, è un brand giapponese, stavo dicendo spagnolo. È cruelty free, biocertificato, 200 ml, 4,99 euro. Comunque vi lascio il link se li volete acquistare online. Fidatevi che solo questo in particolar modo è eccezionale. Mi piace tanto anche la mousse, quindi insomma ve ne riparlo un po' più velocemente perché ve ne ho già parlato appunto nel video che vi ho appena linkato. È una mousse che sta, come vi ho già detto, a metà strada tra quella più consistente e quella meno consistente, una via di mezzo, quindi ha una bella consistenza una volta che la shakerate bene,
una bella consistenza che sulla pelle rimane, no? Non va via. Mi è piaciuta tanto, l'ho utilizzata anche stamattina e mi piace tanto, sì. Questa è Detoxing Foam Cleanser con tè verde, sempre un po' più o meno gli stessi ingredienti: limone, ginger che è lo zenzero e l'aloe vera. La trovo molto rinfrescante, un po' come la Mist. E secondo me sono prodotti validissimi, 4,99 anche lei. Poi ho preso il siero, ma non l'ho inserito, ma non perché non mi spiaccia. Per i sieri devo un po' provarli, insomma, un po' di più ancora, però insomma, sicuramente è un ottimo prodotto. Passando invece ai capelli, scusate, non vi ho mai parlato di questo prodotto, credo, dell'erboristica. È un prodotto che mi piace tanto perché non so se lo, io non ne vedo parlare proprio da nessuno. È un prodotto comunque, non è biocertificato, ma comunque è un prodotto vegan, 0% di siliconi, parabeni, eccetera, eccetera, eccetera. L'ho scritto qua dietro. Lo sto utilizzando da diverso tempo. Cos'è? È un siero per i capelli Trico 2 Trico Bio Professional. Eccolo qua. Ed è un siero fortificante riparatore ecobiologico, no? Quindi è ecobiologico, non l'avevo visto. Sì, certificato biologico, ah, non l'avevo proprio visto, quindi chiedo scusa. No, no, proprio me l'ero fumato. Comunque, vabbè, è un prodotto favoloso. Vedete, proprio come un siero viso con il contagocce. E devo dire che mi piace tanto perché fortifica il capello. Non so se lo potete utilizzare, io lo utilizzo a capelli asciutti, sono sincera, non ho guardato, ma comunque aiuta veramente. Ecco, si contiene anche cheratina vegetale, molto importante. Devo dire che mi piace tanto, anche post lavaggio, post asciugatura, ne applico un po' e quando, soprattutto magari ho l'effetto, sapete quando, com'è che si dice, insomma, quando li ho un po' più... Come si dice? Non mi viene la parola, comunque avete capito, no? E lì, ecco, quando sono un po' più elettrici, applico il siero, lo tampono, lo faccio penetrare bene nel capello, il capello è perfetto. Mi piace tanto quel prodotto, mi piace tanto. Invece, sieri viso, lui che ho ricomprato già per la seconda, terza volta, credo la terza, è uno dei sieri che mi lascia la pelle al mattino, al risveglio, più morbida, più compatta, luminosa. Di sempre, cioè proprio questo quando lo utilizzo mi accorgo proprio di utilizzare lui e che fa proprio un bel effetto sulla mia pelle. La linea è la Hydro Avena ed è un siero viso concentrato con acido ialuronico e avena biologica per le pelli secche e disidratate. Biocertificato Cosmos Organic ICEA. È un prodotto vegano, è un prodotto in crema, ma molto leggero. Il contagocce non funziona come sempre. Questo contagocce non funziona. Quello ad esempio dell'olio che in accoppiata utilizzo, non ho inserito, sempre di Biofitorelax, l'olio al tè verde che ha un'azione detox. A volte faccio così, ne metto qualche goccia che prelevo diversamente perché funziona. Sì, vabbè. Una goccia viene giù, di più no, comunque vabbè. E poi ne metto alcune, due o tre, tre o quattro, insomma, miscelo e poi no, mi piace tantissimo. È leggero, pur essendo comunque in crema, ha una texture molto fluida, molto leggera, che si assorbe subito e lascia la pelle meravigliosa. Veramente ottimo lavoro, questa linea mi fa impazzire, sapete che ho provato tutto, la mousse, detergente, ho provato, cosa ho provato? La maschera, è un'ottima linea, sì. Come sieri poi, cosa ho inserito? Ho inserito lui perché mi fa impazzire, mossa. Questo so che molti di voi l'hanno preso, è un siero che ha una texture che ti conquista, è il Glow Cocktail Serum. Ed è un siero illuminante anti macchie. EcoCert, biocertificato, costa poco, ve l'avevo già detto, mi sembra sui 13-15 euro. E i prodotti Mossa per me sono sempre bei prodotti.
promossi. Allora, è leggerissimo, ha una texture morbida, leggera. Bello, 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 bello. Si assorbe velocemente, anche questo fa una bella pelle setosa. Mi piace tanto, illumina e giorno dopo giorno un po' attenua le macchie, però insomma, per notare questo effetto sapete che bisogna, no, aspettare ancora un po'. L'altro invece è questo dell'Erboristica, che è un siero leggero, semplice, idratante, per l'estate sarà ancora meglio. È un siero, è la nuova linea dell'Erboristica, sapete che ho anche il gel detergente, è un siero idratante. Stop, idrata bene a lungo, super idratante detox con acqua attiva di melagrana e acido ialuronico. Niente, non fa grandi cose, nel senso non è anti-age, non è detossinante, no, idratante, però lo fa bene e quindi è molto leggero, ripeto, questo tipo per l'estate sarà il top. Dopo mare, dopo, quindi dopo che siamo tornati dal mare, che la pelle è assetata. Poi, crema contorno occhi, tra tutte quelle che provo, che sto provando, che mi piacciono, ma che sono sempre quelle, le conoscete, ho ricomprato questo dei Provenzali, che so che è amore e odio per alcune di voi. Devo dire che a me piace tanto. L'ho indossato anche oggi, stamattina, contorno occhi idratante, azione rigenerante, all'olio di rosa moscheta, effetto sguardo luminoso. Allora, devo dire che mi piace sempre. È idratante, luminoso direi no, ne ho altri che hanno proprio una bella azione luminosa sulla zona del contorno occhi. Questo no, però, insomma, se avete un contorno occhi molto molto secco, no. Il mio non è proprio tanto secco, per fortuna, perché vabbè, io lo idrato, lo nutro tanto, soprattutto di notte, faccio degli impacchi, uso proprio delle belle creme strong, insomma. A me piace tanto e quindi l'ho ricomprato. Poi, allora, un prodotto questo di Ecos, ve ne ho parlato su Instagram. Questo sarà perfetto d'estate. Praticamente vi sto facendo già vedere una preview di tutti i prodotti che saranno perfetti per l'estate, ma già da adesso. Ora, mi vedete senza maniche. Però ora non è che faccia questo gran caldo, insomma, in casa si sta abbastanza bene anche se i termosifoni sono già spenti. Allora, sto parlando di un prodotto di Pierpaoli che trovate da Tigotà, è uscito da poco, è un prodotto della Ecos, quindi famosa per i balsami, ma adesso usciranno nuovi prodotti, compreso questo che è l'acqua in crema per il corpo con acqua di caffè verde, un prodotto biocertificato, un prodotto vegan, 99,5% di origine naturale sul totale, certificato appunto ICEA. Vi lascio il link dove se lo volete acquistare, a me è stato inviato. Sono 200 ml, ha un costo bassissimo, sotto i 5 euro. Mi sembra di ricordare di aver visto sul sito di Tigotà che ha veramente un prezzo bassissimo, però non vorrei sbagliarmi. Allora, perché si chiama acqua in crema? Perché è una crema talmente leggera come l'acqua, però cosa fa? Idrata moltissimo la pelle, quindi sarà perfetta per l'estate proprio perché è leggera, non dovete stare lì ore e ore, no? Dopo la doccia. L'ho già utilizzata, mi piace tanto ed è una piacevole crema, appunto, a rapido assorbimento. C'è scritto come vi ho appena detto, ideale per le amanti dell'attività fisica che dopo una doccia rilassante, comunque anche dopo una giornata, insomma, anche fuori, anche al mare, insomma, se ora non è un dopo sole, però sì, si può anche utilizzare come dopo sole. A me piace tanto. Contiene il burro di karité, ma non per questo è pesante. Io amo molto il burro di karité, mi accorgo quando all'interno c'è il burro di karité. Sì, però è molto molto leggero. Ripeto e ribadisco, un altro prodotto che sto terminando da quanto lo sto utilizzando è questo di Delidea. L'avete comprato ormai quasi tutte perché l'avete poi alla fine trovato, perché l'ho preso io in un negozio dove l'avevano secondo me appena messo, perché non mi avete scritto non so quante, ma non lo troviamo, non lo troviamo e neanche su Tigotà online c'era, incredibile, olio gel elasticizzante fa
voloso. Non è un olio gel, è un gel olio, ecco. Migliora l'elasticità della pelle, ha un'azione nutriente, è biocertificato, l'ho trovata appunto da Tigotà. Ha una certificazione Natru 150 ml, costa 14,90 e mi piace tantissimo. Ah, non vi ho detto che contiene. Cosa contiene? Dragon fruit e mangostano, quindi sa proprio di frutta, è molto buono anche il profumo, la profumazione. Allora, è un gel, vedete, è un gel fresco. Poi quando lo spalmate diventa un olio, ma non un olio che vi unge, ma un olio secco che la pelle ha già, vedete, ha già assorbito e vi lascia la pelle morbida se non lo utilizzate tutti i giorni dopo la doccia, per giorni, giorni e giorni. Io passo le mani tra le gambe, ad esempio, se una mattina dopo la doccia non lo uso, non succede niente, la pelle rimane idratata a lungo e la mia pelle è secchissima anche nel corpo. Poi abbiamo qualche prodottino di make-up. Beh, sai, ho fatto presto, sono stata brava, direi che non c'era altro, no? Allora, io, ma ve l'ho già detto forse in un video, non amo le ciprie, anche se ne posseggo 100.000. Ora devo fare un bel decluttering e regalarne anche di quelle. Ma una delle poche, non è l'unica, perché poi anche quella di neve mi piace tanto, è un'altra. Utilizzo con estremo piacere e soddisfazione, ora è tutta sporca, questa cipria translucent del dottor Auschka. Questa è la translucent face powder loose, che è biocertificata, e vabbè, non la finisco più perché insomma sono 12 grammi, è bella grande, guardate quanto è grande, enorme. Quindi è trasparente, quando la si vede non, ma al solito scivolo dal divano, ma voi ormai lo sapete, ripeto sempre le stesse cose. Qui è, vabbè, adesso ho fatto un mezzo caos perché ho tolto il, come si chiama, il sifter, non me lo ricordo. Comunque, a vederla, eccola qua, sembra leggermente colorata, non proprio non bianca, ecco, sembra quasi beige, no? Bigiolina. In realtà poi, una volta stesa, mi piace tantissimo. La sto utilizzando in accoppiata con il fondo che ho oggi, che è quello di NYX Close Up, sempre lui, utilizzo, lo amo pazzamente. Sì, lo so, vi devo fare un Get Ready With Me, ce la farò prima o poi a farvelo. Cioè, dovrei arrivare a casa dopo l'ufficio, struccarmi e ritruccarmi. Ma potrei farlo. Poi, blush ripescati, che sono due miei grandi amori, sono Benecos. Allora, questo è il Sassy Salmon che ho ricomprato perché sapete che l'avevo terminato, è già parecchio che l'ho terminato, eh? Sembra che l'ho finito adesso, no, l'avevo finito l'anno scorso, l'ho ricomprato e tra un po', no, non dico che lo ricomprerò, però insomma lo utilizzo tantissimo perché forse tra tutti i blush, anche quelli non bio, è sempre il mio preferito, mi piace tantissimo. Sta bene a tutte, a tutti i tipi di incarnato, medio, chiaro. È proprio un effetto bombino, un effetto. Metto un po' di più per farvi vedere. È stupendo, bellissimo. E costa tra 4 euro. Quanto costerà? È il Natural Powder Blush. E poi lui, quello di neve che mi ha regalato Steffi e Marika, che ringrazio ancora, ed è poster di Neve Cosmetics, oh, favoloso. Allora, è minerale, è in polvere, ma vi giuro che io non ho alcuna difficoltà a utilizzarlo, un po' come quella cipria, perché basta che voi aprite con, a parte che questo è messo bene, nel senso, ah no, no, neanche questo, mi sono dimenticata di chiuderlo, no, ma io faccio sempre dei paciughi. Comunque, sembra che abbia un colore, poi invece indossato ne ha un altro. Allora, a vederlo così, non so se lo vedete, sembra un malva, è vero? Io comunque ne metto un pochino, poco, perché poi col pennello aiuto. Metto il pennello, lo faccio roteare. Vabbè, ora ne prendo un po' e vi faccio vedere. Lo amo, lo amo. Allora, lo mettiamo qui. Allora, sembra, appena lo mi si mette, eccolo qua, un malva, invece poi si trasforma in un colore
corallo chiarissimo, non so se si possa apprezzare perché ho l'orologio.